del Signore, la musica per la Chiesa, vorrei invitarvi a leggere i due testi che ho già citato nella prima parte del nostro studio. Efesini, capitolo 5, versetto 19. Possiamo leggere dall'ultima parte del versetto 18. Ma siate ricolmi di spirito, parlandovi con salmi, inni e cantici spirituali, cantando e salmeggiando con il vostro cuore al Signore. In Colossesi 3,16, istruitevi ed esortatevi gli uni gli altri con ogni sapienza. Cantate di cuore a Dio sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e cantici spirituali. Lascio alla vostra consultazione di un comune commentario alcune riflessioni su questo testo, ad esempio la distinzione fra salmi, inni e cantici spirituali, e vorrei piuttosto addentrarmi su cosa ritengo importante nel contesto dello sviluppo del nostro tema di questa giornata. Grazie, tanto continuo a parlare. Parlandovi con salmi, inni e cantici spirituali. E Diodati traduceva parlandovi a vicenda con salmi, inni e cantici spirituali. Istruitevi, esortatevi in Colossesi, cantando sotto l'impulso della grazia di cuore al Signore. Parlarsi gli uni gli altri, istruirsi, esortarsi, sono obiettivi ed espressioni della comunione fraterna della Chiesa che queste due indicazioni della parola di Dio affidano chiaramente anche al canto e alla musica. Siamo invitati a parlarci gli uni gli altri cantando, a istruirci e a esortarci cantando. Questo significa che il canto e la musica all'interno di una chiesa locale non devono essere considerati strumenti di intrattenimento, ma veri e propri strumenti di edificazione e di crescita per la Chiesa. Quando canto, io so di parlare agli altri e ascolto ciò che gli altri dicono a me. Quando canto, quindi, devo farlo esercitando una doppia responsabilità, quello del cantare agli altri e quello di ascoltare gli altri. Se quando io canto per il Signore, come abbiamo visto nella parte del nostro studio, vivo la gioia di vivere questo momento di servizio, di lode e di adorazione nella comunione con tutto il suo popolo, quando invece canto per la Chiesa, nella Chiesa, devo sentire la responsabilità che con il mio canto, con la mia musica, aiuto a crescere i miei fratelli e le mie sorelle, e loro aiutano me. In questo contesto il canto non può essere inteso, il canto e la musica non possono essere intese come semplici talenti naturali, ma possono essere compresi come dei sussidi a veri doni che il Signore dà all'interno della Chiesa. Si istruisce, si insegna parlando, ma si può istruire, insegnare, edificare anche suonando e cantando. Che cosa io sono chiamato a condividere con la Chiesa e per la Chiesa e la Chiesa con me in questo rapporto, in questa relazione di scambio gli uni gli altri, alla quale accennavo anche nella prima parte dello studio? Prima di tutto siamo esortati a parlare
esperienze, esperienze di benedizione, esperienze di gioia con il Signore, ma possono essere anche esperienze di sofferenza, di lutto, di prova, esperienze di consolazione. Come sappiamo, i più bei canti che ancora oggi noi cantiamo, fra tutti possiamo ricordare la lunga serie dei Negro Spirituals, i più bei canti sono stati composti per parlarsi gli uni gli altri, per consolarsi proprio nei momenti di prova. Parlarsi con il canto per incoraggiarsi gli uni gli altri a superare momenti di timore, di incertezza, di angoscia. Abbiamo cantato, tanto per fare un esempio questa mattina, mia certezza. Il cantato nella Chiesa significa condividere che quando ci troviamo davanti a situazioni ed esperienze di timore, di paura, di sofferenza, la nostra certezza che condividiamo, sulla quale basiamo il nostro cammino, è la presenza del Signore. Parlarsi gli uni gli altri cantando per condividere la nostra visione delle certezze che rendono ferma e gioiosa la nostra fede. Basti pensare a tutta la serie di straordinari canti che purtroppo oggi cantiamo sempre più raramente, che proiettano la visione del nostro cammino verso la meta, verso il ritorno del Signore. Abbiamo poi l'esortarci gli uni gli altri cantando. In che cosa nei nostri canti possiamo esortarci gli uni gli altri? Possiamo esortarci cantando la nostra gioia del camminare con Gesù. Possiamo esortarci condividendo il desiderio di essere consacrati sempre più a Lui, per essere sempre più usati da Lui. Possiamo esortarci pensando che il nostro comune obiettivo è quello di vivere una reale santificazione personale e comunitaria della Chiesa. Possiamo esortarci ricordando insieme l'impegno che dobbiamo condividere nel compiere le opere di servizio, di testimonianza che il Signore ha preparato per noi. Abbiamo poi l'istruirci gli uni gli altri. È molto bello pensare che tanti dei testi che abbiamo nel nostro ginnasio, che con un aggettivo sbrigativo a volte definiamo letto, ci sono tanti bellissimi inni di Teodorico Pietro Cola Rossetti che sono stati scritti per istruire, cioè per confermare delle verità bibliche base della nostra fede, istruire sul valore della morte di Gesù per noi, sul valore complessivo della sua opera di redenzione e di mediazione, istruire sul valore della sua resurrezione, istruire sull'attesa del suo ritorno, istruire sul valore della parola di Dio, istruire sull'autorità della parola di Dio, istruire sulla guida dello Spirito Santo nella nostra vita. Quanti inni sono stati composti per istruire? Perché, come vi ricordavo questa mattina, con il canto le verità bibliche, così come gli incoraggiamenti, le consolazioni, le esortazioni, si imprimono ancora meglio nella nostra mente e nel nostro cuore. Quindi, quando noi esercitiamo il dono sia strumentale che vocale della Chiesa, per la Chiesa, un dono che alla base, quello del cantare, è condiviso ed è comune a tutti, dobbiamo avere presente queste tre azioni: parlarci, cioè condividere esperienze di fede nel cammino con il Signore, esortarci, cioè condividere gli obiettivi che il Signore pone davanti a noi, la testimonianza, il servizio. Uno straordinario inno di esortazione è quello che
naturale di Manfredonia, magistralmente preparato per il 1250 anni dell'Unità d'Italia, incalzate il vessillo della croce, l'esortazione a condividere l'obiettivo dell'evangelizzazione della nostra nazione. Siamo chiamati a istruirci, cioè a condividere nel canto verità e dottrina. Come vi ho detto all'inizio, mi sono proposto di non esprimere alcun giudizio, ma di lasciare a voi personalmente l'uso degli insegnamenti della parola del Signore per giudicare. Ma è chiaro che davanti a questi tre obiettivi, parlarci, esortarci, istruirci, i testi hanno un valore fondamentale. Quando un testo è arido, quando un testo è fatto di una ripetizione di parole che hanno più volte l'obiettivo di manipolare la mente piuttosto che di esprimere quello che il cuore sente, quando un testo, il testo di un canto, opportunamente accompagnato dalla musica, non condivide esperienze, non condivide gli obiettivi del cammino cristiano, non condivide le verità e le dottrine che sono il fondamento della nostra fede, il testo diventa arido e inutile. I salmi, gli inni spirituali, le canzoni diventano canzoncine, diventano canzonette, non hanno più quella ricchezza che dobbiamo trasmetterci nel cammino gli uni gli altri. Paolo, e qui mi sembra opportuno sottolineare un'altra verità, Paolo nel parlare dell'ordine del radunamento in Prima Corinzi 14:26 inizia proprio parlando dell'importanza del canto. Vi ricorderete infatti che Paolo che cosa dice? Quando vi riunite avendo ciascuno di voi un salmo, inizia dal salmo, inizia dal valore del canto. Questo ci ricorda che non soltanto il canto ha un aspetto fondamentale nel nostro radunamento, ma ci ricorda con l'uso della parola salmo che i nostri canti devono essere il frutto del nostro essere nutriti della parola di Dio. Non a caso l'esortazione a istruirci, esortarci cantando il cuore sotto l'influsso della grazia, il Colossesi 3:16, è preceduta da un'altra esortazione. Chi si ricorda qual è? La parola di Cristo abiti abbondantemente o doviziosamente, come Roberto suggeriva citando una traduzione un po' passatella ma sempre buona, abiti doviziosamente in voi. I nostri canti devono essere il frutto dell'essere ripieni, ricolmi dello Spirito Santo, siate ricolmi di Spirito cantando e salteggiando, e devono essere ripieni del nutrimento della nostra vita, della parola di Dio. Credo che nella storia più recente delle nostre assemblee, esprimo qui una valutazione, non un giudizio, si è commesso un grosso errore di cui dovremmo rendere conto al Signore. Quando si sono convertite delle persone giovani con una preparazione musicale eccellente, tale da poter essere usata per il servizio e per la testimonianza del Signore, si è dato loro spazio mancando nei loro confronti. Non loro hanno mancato nei nostri confronti, ma mancato noi nei loro confronti di guidarli nell'essere abbondantemente ripieni della parola di Dio, nell'avere la loro vita come Dio.
perché non ritorniamo veramente all'interno delle nostre chiese locali a considerare con attenzione la formazione biblica e spirituale di chi canta, di chi suona? Questo è importante, così come ogni dono, il dono dell'insegnamento, il dono delle assistenze, altri tipi di dono, hanno bisogno di una preparazione, uso questa parola, e spero che voi comprendiate in quale senso, hanno bisogno di una preparazione tecnica specifica. Perché non avere di vista proprio anche il valore di una preparazione tecnica specifica per chi guida il canto, per chi compone dei canti? La parola di Cristo abiti doviziosamente, abbondantemente in voi. Siate ricolmi dello Spirito Santo. Queste dovrebbero essere le due linee guida. Ma, e qui lancio un altro suggerimento, perché non avere anche riunioni specifiche di canto per rallegrarci ed edificarci reciprocamente, ma anche per migliorare la qualità del nostro canto? Qualcuno fa la solita distinzione, che poi mi riesce difficile comprendere, fra talento e dono. Bene, il dono di cantare ce l'abbiamo tutti, siamo chiamati tutti, dal momento che il dono della voce il Signore l'ha fatto a tutti noi, siamo chiamati tutti a cantare, siamo chiamati tutti a migliorare la qualità del nostro canto. È stato bello ascoltare qualche momento fa la corale, e io pensavo ad Antonio e a tutti i membri della corale, perché proprio in questi giorni sto preparando un sacco a scuola con 54 bambini. Mi immagino la vostra enorme fatica. Ma quanto sarebbe bello se tutte le chiese diventassero delle corali, se non soltanto chi vuole, chi ha tempo, la sera si ritrova per cantare, per preparare un coro, ma se tutta la chiesa si ritrovasse per cantare meglio al Signore, per lodare meglio al Signore. Nei giorni di Pasqua ero in Germania, ospite del fratello Rainer Gertig, che qualcuno di voi sicuramente conosce, dell'Assemblea Tedesca di Lord. A me la lingua tedesca proprio non piace. Sono dell'idea di Primo Levi nel suo libro Se fossi un uomo. Primo Levi è stato un ebreo deportato ad Auschwitz, il quale scrive che appena sceso dal treno, solo sentendoli parlare capì quanto erano cattivi. La lingua tedesca è dura e ostica per noi meravigliosi italiani, ma con mia moglie siamo rimasti sbalorditi nel sentire questa chiesa cantare. La lingua tedesca è diventata un'armonia celeste, perché sapevano cantare, perché evidentemente si ritrovavano per cantare. Perché allora nella chiesa locale non esercitare tutti il dono che abbiamo tutti, e quindi ritrovarsi, oltre che riunioni di preghiera, riunioni di studio biblico, riunioni di canto? E le riunioni di canto, se i canti sono scelti opportunamente, sono riunioni di preghiera, riunioni di lode, riunioni di studio biblico, le possono riassumere tutto. Vado avanti perché mi è stato detto di parlare fino a mezzanotte, quindi però... Quando se qualcuno cade dalla finestra non si fa troppo male, perché non sa che è lassù. La musica nell'evangelizzazione. Abbiamo visto che uno dei compiti fondamentali della nostra vita come cristiani è di testimoniare la salvezza, prima di tutto di testimoniare con la vita che siamo salvati, che siamo nati di nuovo, e poi testimoniare il messaggio di salvezza. Qui dobbiamo partire da una considerazione negativa, sulla quale però possiamo inserire delle riflessioni. Qual è la considerazione negativa?
in nessuna parte della Bibbia, né nell'Antico Testamento né nel Nuovo Testamento, si parla dell'uso della musica per comunicare il messaggio divino a dei non credenti. Qui, dal momento che ho parlato di Antico Testamento, uso l'espressione non credenti. Al tempo della Chiesa primitiva si conoscevano bene ed erano largamente utilizzati nel mondo pagano e greco e romano la musica, il teatro, la danza, ma non esiste nessuna indicazione biblica che questi strumenti fossero usati per evangelizzare. Anzi, sappiamo dalla storia che i primi cristiani hanno preso le distanze da tutto ciò che in qualche modo ricordava le feste religiose pagane. Ad esempio, i padri della Chiesa erano addirittura giunti a proibire l'uso degli strumenti musicali perché in qualche modo ricordavano ai convertiti le licenziosità di quel mondo che avevano abbandonato. È evidente però che si tratta di una proibizione non basata sulla scrittura, ma basata su una opportunità. Era in quel momento opportuno fare quelle scelte, non biblico. Noi non possiamo basare le nostre scelte su motivazioni di opportunità nate in un diverso contesto storico, ma non possiamo neppure accantonare e dimenticare il silenzio della Bibbia in relazione all'uso della musica nell'evangelizzazione. Abbiamo un solo esempio in cui canto e conversioni si incrociano. Qual è questo esempio? È quello di Paolo e Sila nel carcere di Filippi. Ma essi non cantavano ai detenuti, essi cantavano inni a Dio. Il loro canto era il primo punto del nostro studio. Cantavano per Dio, non cantavano per i detenuti. Il loro esempio però ci ricorda, ecco perché sul silenzio della scrittura si possono inserire delle riflessioni su quello che la scrittura invece ci dice. Il loro esempio ci ricorda una verità importante: a provocare dei veri e propri terremoti di liberazione, a scuotere i non cristiani, è la nostra testimonianza di vita. Ed è evidente che il canto può diventare espressione della nostra testimonianza. Con quei canti a Dio, che cosa dicevano a tutti i detenuti che li ascoltavano Paolo e Sila? Dicevano: noi siamo qui ma non siamo prigionieri, noi siamo qui ma non siamo abbandonati, noi abbiamo un Dio che si cura di noi, noi abbiamo un Dio che nonostante i ceppi che stringono le nostre mani e le nostre caviglie, è un Dio che ci rende liberi, noi siamo qui perché siamo liberi e possiamo cantare. Ecco perché uno straordinario modo di evangelizzare può diventare il cantare quello che siamo in Cristo e quello che soprattutto siamo in Cristo in particolari situazioni della nostra vita. Vi dico personalmente che io non ho mai cantato come quando mi sono trovato in momenti di prova o di difficoltà, anche in momenti di gioia, ma in momenti di prova o di difficoltà il canto, anche ad alta voce, anche davanti agli altri, mi è servito per sentire, per dire quello che in Cristo ero. Questo, quindi, l'esempio di Paolo e di Sila ci incoraggia ad usare canti di testimonianza che dicano al mondo chi è Dio per noi e che annuncino quello che noi crediamo che Dio abbia fatto per noi. In questo abbiamo anche l'incoraggiamento di Davide: io ti celebrerò fra i popoli, o Signore, io ti loderò fra le nazioni.
Salmo 57, 10. Ma anche nei Salmi non si dice mai io convincerò le nazioni a seguirti attraverso il canto. No, io ti loderò. Essere testimoni in mezzo alle persone con il nostro canto, con canti che dicano quello che siamo in Cristo, quello che viviamo in Cristo e quello che crediamo. E qui mi permetto di indicarvi alcuni principi che forse più che principi sono suggerimenti. Non credo che la musica debba riflettere per forza i gusti musicali del tempo, con il rischio di fare udire clamori di battaglie e non canti di testimonianza e di lode. La nostra musica dovrebbe riflettere, e non soltanto nelle parole ma anche nella parte strumentale, il carattere di Dio, i sentimenti di gioia, di pace, di sicurezza che Egli fa nascere nel cuore dei Suoi figli. La nostra musica perciò dovrebbe essere diversa da quella del mondo, non soltanto per trasmettere l'idea di una vita che non è più conformata al mondo ma è trasformata, ma anche per parlare al cuore e alla mente, mentre la musica del mondo, come sappiamo, parla soprattutto al corpo e attraverso il corpo, la gestualità del corpo, giunge a manipolare la mente. I testi dei nostri canti quindi devono essere chiari e devono testimoniare in modo chiaro quello che noi crediamo sulla condizione naturale dell'uomo. Uno dei più bei canti di evangelizzazione rimane per me Così qual sono, la testimonianza di un uomo peccatore che va a Cristo come è, con il fardello del suo peccato ne è liberato. Con i nostri canti dobbiamo testimoniare il bisogno di salvezza dell'uomo, dobbiamo testimoniare che Cristo ha compiuto in modo definitivo, completo, totale l'opera di salvezza e dobbiamo testimoniare che quello che siamo lo siamo soltanto in virtù della grazia di Dio. So bene che su questi suggerimenti, musica che rifletta il carattere di Dio, musica che abbia uno stile che comunichi il nostro essere nuove creature in Cristo e che quindi non sia condizionata dal mondo, musica che abbia testi sia accompagnata da testi chiari e trasparenti, su questi tre suggerimenti si è discusso, si continuerà a discutere, ma è bene tenerli presenti, soprattutto perché si ci ricordano una cosa, che in ogni momento dobbiamo dare nella nostra testimonianza la centralità all'opera che Cristo ha compiuto nella nostra vita e soprattutto all'ascolto che noi abbiamo vissuto della parola di Dio e che ha trasformato la nostra vita. La musica non deve essere perciò ridotta a strumento di contorno, utile solo per attirare le allodole, per attirare le persone. Si suona la musica rock così a chi piace il rock si avvicina. Che errore drammatico questo! La musica deve essere usata per testimoniare ciò che siamo in Cristo e per preparare attraverso queste parole di testimonianza l'ascolto della parola vivente e permanente mediante la quale noi siamo stati rigenerati e mediante la quale desideriamo anche che gli altri siano rigenerati. Infine, la musica per se stessi. Bach insegnava non soltanto il soli Deo gloria, cioè che la musica deve avere come obiettivo, essendo un dono di Dio, quello di dare gloria a chi questo dono lo ha fatto all'uomo. Bach insegnava ai suoi alunni un altro obiettivo, che esprimeva con due
qualcuno potrebbe pensare, mi pare di avere in tasca una domanda che c'entra proprio con questo, che poi posso, alla quale posso fare a meno di rispondere nel pomeriggio. Qualcuno potrebbe dire, ma se è lo spirito che deve guidarci a lodare e ad adorare, ed è la musica che deve ravvivarci, non è in contraddizione questo? Non è assolutamente in contraddizione. La musica è usata in modo inadeguato quando si pensa attraverso la musica di creare le atmosfere, cioè di stimolare una tale atmosfera che incoraggi a fare qualcosa. Ma quando il popolo di Dio si riunisce ed è già guidato dallo Spirito e è riunito dallo Spirito, mi piace molto quello che Ezra e Nehemia ricordano, che erano stati uniti, si erano riuniti in un, come se fossero un solo uomo. Cioè quando il popolo di Dio si riunisce guidato dallo Spirito per cantare, lo Spirito ha già guidato come? Ha già guidato il popolo di Dio a lasciare le proprie case per riunirsi e ritrovarsi insieme. E lì allora la musica può intervenire per dare quel senso di consolazione, di pace, anche per far star zitti qualche volta è troppo chiacchieroni in una sala di culto, per non creare l'atmosfera, ma per preparare al momento in cui dall'abbondanza del cuore la bocca parlerà e esulterà. Ma se Bach parla, chiaramente in tanti testi, Bach era un conoscitore straordinario della parola del Signore, la parola di Cristo abitava ultrabbondantemente nel suo cuore. Se Bach parla di anima e di spirito, è evidente che attraverso la musica noi siamo invitati anche ad aver cura di noi stessi. Non esiste solo la musica per Dio, per la Chiesa, per i non cristiani, per l'evangelizzazione, ma anche la musica per se stessi. Questo non vuol dire la musica dedicata a noi stessi, che ora si debba mettere a cantare o Paolo o ognuno di noi si debba mettere allo specchio e cantare e lodare se stesso, ma piuttosto, così come nella Chiesa abbiamo visto che la musica è uno strumento che accompagna l'istruzione, l'edificazione, la consolazione, così nel nostro servizio, nella nostra crescita personale, la musica accompagna il nostro cammino. Anzi, vorrei dire una cosa, voglio dire una cosa. Il nostro servizio verso Dio, verso la Chiesa, verso il mondo, dipende direttamente dal servizio che avremo reso prima di tutto a noi stessi. Non possiamo curare gli altri se non abbiamo curato noi stessi. Badate a voi stessi, disse Paolo agli anziani di Efeso riuniti a Mileto, e poi a tutto il gregge. Non potete badare a tutto il gregge se prima non badate a voi stessi. E a Timoteo, un giovane, quindi giovani avete bene le orecchie, che cosa dice Paolo? Sentite prima Timoteo 4, 11, 16, che razza di verbi antipatici per i più usa, antipatici perché sembra di essere a scuola, applicati alla lettura, e già qualcuno comincia a fare così, occupati, dedicati, non trascurare, e qualcuno comincia a fare così, bada a te stesso perché il tuo progresso sia manifesto a tutti. Non possiamo servire gli altri se prima non abbiamo servito noi stessi, anche nell'amore. Qual è il confronto? Noi abbiamo due confronti nell'amore. Siamo invitati ad amarci gli uni gli altri come Cristo ha amato noi,
e siamo invitati ad amare il nostro prossimo come noi stessi. Se non curiamo la nostra persona, se non paghiamo, se non abbiamo cura della nostra persona, non possiamo servire gli altri. La musica rallegra e consola l'anima, ravviva lo spirito. Quando sono un po' nervoso mi metto a suonare il nervoso che passa, non perché la musica sia miracolosa, dipende sempre da quello che si suona. Io credo di essere stato uno dei primi insegnanti, 80 anni fa, a frequentare un corso di musicoterapia all'Università di Firenze, quando allora la musicoterapia era una disciplina del tutto sconosciuta. E ho capito come, utilizzata in modo opportuno, la musica non manipola, può manipolare, come vedremo fra poco, le persone, ma la musica può anche curare, può addolcire, può distendere l'anima. Bada a te stesso, abbi cura di te stesso. Ma quel badare a noi stessi, l'aver cura di noi stessi, significa anche altro. Sempre a Timoteo, Paolo scrive usando altri due verbi, non dice soltanto applicati, occupati, dedicati, non trascurare il dono, ma gli dice anche fuggi, gli dice anche evita, fuggi le passioni giovanili, evita le chiacchiere, cioè evita di ascoltare discorsi, testi vuoti, senza senso, senza valore. La cura di noi stessi non dipende soltanto dalla scelta degli strumenti idonei, la preghiera, la meditazione della parola, la comunione con la Chiesa. La cura di noi stessi dipende anche dal rifiuto di tutto ciò che può ostacolare la nostra crescita e il nostro servizio. Davanti a tutto ciò che può essere ostacolo, fuggi, evita. In questa prospettiva è importante, lo dico soprattutto ai giovani e alle giovani, è importante saper scegliere per suonare e cantare a noi stessi le musiche che sappiano aiutarci a crescere. È importante saper evitare le musiche che potrebbero farci del male. Già nei tempi raccontati dalla Bibbia, la musica veniva usata per provocare le più perverse passioni umane. E Paolo ricorda che l'uso del divertimento, delle danze, della musica davanti al vitello d'oro scatenò la fornicazione, cioè il disordine sessuale in mezzo al popolo di Israele. Daniele ci ricorda nel suo racconto dell'adorazione alla grande statua fatta erigere da Nebuchadnezzar, ci ricorda che l'adorazione della statua era accompagnata dal suono di una grande orchestra, cembali, flauti, tamburi suonavano. La musica quindi può portarci, può provocare le più perverse passioni, può incoraggiarci all'idolatria. Oggi, come sappiamo, questo potere della musica di condizionamento si è notevolmente rafforzato, al punto tale che proprio la musica è considerata come uno dei più efficaci strumenti di manipolazione mentale. La musica, come tanti strumenti che Dio dona all'uomo, che possono essere usati per il male e per il bene, la musica può essere usata per curare e può essere usata per manipolare la mente. E chi vuole manipolare la vostra mente nel mondo non si pone sicuramente l'obiettivo di migliorarvi, ma si pone l'obiettivo di attrarvi verso i valori, i costumi, i valori distorti, le speranze distorte di questo mondo. Oggi l'accentuazione dei ritmi, l'amplificazione esagerata dei volumi che parlano non più al corpo che, ma parlano soltanto al corpo, piuttosto
ai sentimenti e le emozioni, la volgarità, la perversità dei testi di tante canzoni, tutto concorre a rendere più efficace questa manipolazione, davanti alla quale abbiamo due sole indicazioni dal Signore: fuggi, evita. Un cristiano che voglia crescere interiormente è obbligato a scegliere con discernimento le musiche alle quali esporre le proprie orecchie e i testi ai quali esporre la propria mente. Domandiamoci allora, quali musiche, quali canzoni ascoltiamo, suoniamo, cantiamo? Quali valori queste musiche trasmettono alla nostra vita? Sono un linguaggio che ravviva lo spirito? Hanno un linguaggio che ricrea l'anima? O sono un linguaggio che, parlando solo al corpo, sottomettono di nuovo al corpo l'anima e allo spirito? Noi siamo chiamati ad essere il sale della terra, la luce del mondo. Siamo chiamati ad essere condizionanti e dobbiamo rimanere condizionanti piuttosto che diventare condizionati. Il cristiano che cerca con sincerità di conoscere quale posto deve avere la musica nella propria vita personale e nella propria crescita trova nella parola di Dio una direttiva generale: fate tutto alla gloria di Dio. Fai tutto alla gloria di Dio. E la gloria di Dio sarà realizzata nella mia vita non soltanto quando pronuncio le parole con la bocca. La gloria di Dio sarà realizzata quando io mi impegnerò a crescere nel Signore. Quando, dopo aver dato la mia vita al Signore, mi ricorderò di non essere più autonomo, nel senso che ho scelto di vivere sotto la legge di Cristo e che è Cristo che deve dettarmi le regole della mia vita. È a Cristo che devo guardare come modello della mia vita. È il modello di Cristo che devo imitare, che devo seguire. È la gloria di Dio che attraverso la mia vita devo perseguire. Ed è con questo metro che devo misurare ogni proposta musicale, strumentale e canora, per esercitare il discernimento dell'accettarla o del rifiutarla, dell'ascoltarla o dell'evitarla e del fuggire. La musica può farci crescere se usata efficacemente.